Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Rime. Allora, siamo andati avanti nell'ultima puntata, abbiamo trovato l'esistenza dei giochi di prospettive che servono a sbloccare il cammino e le porte. Siamo arrivati fino a qua e proseguiamo. Abbiamo una delle solite statuette qui e questa va, a quanto pare, lì. Ok. E apre l'acqua? Però per poco. Ehi. C'è la volpetta che sta cercando di attirare la nostra attenzione. Devo andare qui? E che devo fare qui? Aspetta, questa immagine vuole dirci qualcosa. Ok, una sorta di raggio o qualcosa del genere. Andiamo un po' a vedere quella torre gigante che si raggiunge velocemente. Wow, questi cambi. Oh oh, è crollato il ponte e quindi sono bloccato qua. Stavo dicendo, questi cambi di prospettiva a volte finiscono per... Ok. C'è questa volpettina che... Ok, ci siamo. Non capisco dove sia, l'ho sentita abbaiare... Ah, eccola qui. Vai su, vai su, vai su. Cosa che è un po' troppo veloce, la prendo sempre per un pelo. Questa è la volpe... no, un gabbiano. Allora, qua siamo in presenza di un altro enigma, probabilmente. Vediamo un po' che succede qui. Attenzione. E questo è a tempo, vero? Ok. D'accordo, d'accordo. Funziona così. Ora, andiamo un po' di qua. Non c'è niente. Se... Ma quello lì per caso può essere preso? No. Se io scegliessi di... Ci arrivo lì? No, decisamente no. Ma il masso... C'è il masso da spostare, il proverbiale masso? Perché io non lo vedo. Non è che... Ok, d'accordo. Questo fa così. E poi... Forse è troppo tardi, vero? Dannazione sì. Purtroppo sì. Però forse... Forse si riesce in questa maniera. Fatto in tempo? No, sembrerebbe di no. No. Vediamo, è un fatto di velocità? Può darsi? L'ultima volta lo era. Così. Eh no. È comunque troppo lento. Troppo troppo lento. Ci deve essere un'altra soluzione. E come diavolo ci è arrivato quello lì? Questa è la tipica cosa che viene aperta proprio da quel meccanismo, secondo me. Di qua non c'è un cavolo di niente. Allora, pensiamo. Quello ci porta su. Ah, ok, ok. Aspetta, forse ci sono. Forse ci sono. Forse ci sono.
Allora, a questa distanza va. Poi a questo. Faccio questo, dovrebbero partire tutti e due. E questo va su. No. No. No, non funziona. Non funziona, troppo lento. Troppo lento. E oltretutto non mi posso neanche aggrappare. Riproviamo. Vediamo un po' se così funge. Troppo. No, troppo lento così. Non va bene, non va bene. No, assolutamente no. Troppo lento. Forse però, se dalla piattaforma salgo, magari faccio così. E poi così. No. Se però faccio così. Poi così. E così. Quello parte? Ah, lo devo comunque inquadrare, d'accordo. Allora posso fare così. Allora posso. Devo vederli. Quindi posso fare così. E dai, muoviti. E così. Vabbè, adesso sono stato lentissimo, però con un po' più di velocità magari ci riesco. Non l'avevo inquadrato, dannazione. Sono quasi certo che sia questo il modo, però. Allora, da qui. Da qui. No, ho rallentato. Quel primo è già sparito. C'è qualcosa che mi sfugge? No, non penso, cavolo. Forse da qui? Forse da qui così faccio meno strada? Ma mi sa che è troppo lontano, infatti. Qui no, però. Allora, devo provarci. Devo fare così. Uno. È complicato, ragazzi, eh? Non è che per caso c'è un qualcosa che non ho considerato, tipo... No, io da qua ci arrivo. O no? Aspetta, no, col cavolo che ci arrivo da qua. Però non vorrei finire di sotto in posti buffi. No, è impossibile fare così. Devo pensarla un po' meglio. Allora, se... Che poi questo è un enigma dei primi livelli, non dovrebbe essere così difficile. C'è qualcosa che devo capire un po' meglio. C'è questa volpetta che vorrebbe dirmi qualcosa, forse. Ma che cosa? Oh, prova. Aspetta. Va a finire che... Tutto sto casino... Cioè? Che ha fatto? D'accordo, questa però la posso spostare. Forse la devo spostare qui. Come faccio a uscire da qua? Ah, ok. Ah,
Ho capito, ma io che mi stavo dannando per farlo vicino. Sì, c'era un modo più semplice di tutta evidenza. Certo che c'era. Certo che c'era, bastava fare così. E li fai tutti insieme. E chi se lo immaginava che esisteva una cosa del genere? Potessi portarmelo dietro per usarlo quando voglio. Mi sento un po' scemo, però effettivamente da capire questa era un po' ostica. Allora, sono qui. Che cosa ho risolto? Mi sa niente. Vediamo, ok. Ah, ok, chiaro. Fermo lì. Wow. Attenzione. Qui c'è un nido. Lì c'è di nuovo una palla di queste qua. Queste devono essere tre però. E dov'è la terza? Oh. Forse devo portarla un po' più in qua. Devo scegliere il punto preciso. Forse è questo? No, perché è troppo lontano da quello, ma anche da... Vediamo il punto preciso. Se faccio questo, quella parte? No. Parte solo quell'altra. Attenzione. Attenzione che questa debba essere una cosa buffa. Forse partono anche quei due. No, a quei due proprio non ci posso arrivare. Però se faccio così, quello dovrebbe partire. E esatto, e subito dopo partono. A posto. Wow. Ok. Benissimo, quello è andato su. Sa che dobbiamo salire ancora, vero? Però non da qui. Mamma mia, stavo per cascare di sotto. Adesso, piano. Ma che bellino che è, ragazzi, Una cosa è certa, l'atmosfera di questo gioco sono riusciti a crearla. Senza dubbio. Ha un'atmosfera che ha una sua particolarità. Molto bella. Adesso, però, come funziona? Ok. Chi ci pensava? Piano. Allora, qui non posso andare. Posso andare di qua, però. E adesso posso salire senza problemi. Dai. Qui sì, il bambino ogni tanto non è facilissimo da controllare, questo sì, devo dirlo. Che bello.
Beh, allora ragazzi, che dire? Che dire? Davvero ispirante. Allora, per evitare di buttarmi di sotto, sarebbe per caso... Beh, magari... Magari qui sì, però. E anche lì. Forse però non è stata una grandissima idea. Vabbè. Ok, vai. Maluccio. Che dice? Lo faccio. Ah, sempre un po' al limite di spezzarmi tutte le ossa. Andiamo che sono curioso di vedere che cosa ho sbloccato. Vai. Vai in acqua. Ok, una nuova chiave. Pronta da utilizzare. E che andrà messa da qualche parte che ancora non so. Va bene, ragazzi, allora, con questa panoramica dell'albero e di quel meccanismo incredibile che abbiamo azionato, io direi che con oggi ci possiamo salutare. E devo dire che sono sempre più soddisfatto. Molto bene. Sono l'unico che viene colto un po' dalla magia del tutto? Non lo so, però io me la sto proprio godendo. Allora, ragazzi, per la puntata di oggi è tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e se vi sta piacendo la serie, d'accordo? A domani!